segnale di una donna ideale. Signori, a me piace tantissimo che mi taggate nei video, mi permettete di trovare nuovi contenuti. Ma puttanaccia la miseriaccia ladra! Ciao, sono Sciottino, fammi già autorizzato, vediamo queste tre caratteristiche di avere una donna. Porco Dio. Verginità, questa è la base, non c'è nemmeno bisogno di discuterne. Desidero che ogni vero uomo possa avere almeno 3 vergini all'anno. Come potete dirlo in modo calmo e pacato? Non esiste la verginità! Non esiste, non c'è, non lo potete sapere se una persona è vergine, non lo potete sapere. Non esiste, è un concetto astratto, non medicamente valido, esistente. Che poi cosa vuol dire 3 vergini all'anno? Cos'è di mettere la tacca? Ma soprattutto, ok, e poi che fai? La cambi perché non è più... cos'è? È un usa e getta? Poi dite no, va tutto bene. Non esistono società o persone che portano messaggi sbagliati. Sei tu che diffondi odio. Da che la candisca tutta della misericordia. Secondo, sua madre idolatra suo padre. Con donne di questo tipo gli uomini raggiungono il loro pieno potenziale. Una ragazza proveniente da tale famiglia ha assorbito con il latte materno l'atteggiamento corretto verso l'uomo. Terzo. E pensare che io nel latte materno supponevo ci fossero nutrienti e anticorpi per il bambino. No, c'è il giusto atteggiamento nei confronti dell'uomo. Dell'uomo. Io ho paura di questa gente. Ho veramente paura, ma non per la mia persona. Salute, sii onesto. Se decidessi di cercare una madre surrogata per avere un figlio, quale sarebbe il criterio principale nella tua scelta? Esatto, la sua salute. Quindi perché sogni una vita familiare con una ragazza che non lascia mai la sigaretta dalla bocca e riversa litri di alcol nel suo corpo? Perché donne, questo siete, bestiame, pezzi di carne che vanno selezionate in base a determinate qualità per poi essere aggiunte al gregge o diventare una tacca su una cintura o un elettrodomestico molto molto intelligente rispetto a quelli che normalmente abbiamo in casa. Attenzione, la clausola di non volere una persona che beva o fumi può essere lecita, non messa in questi termini, e soprattutto anche qui dipende se non lo fate neanche voi, perché se lo prendete dal vostro partner continua a esserci qualcosa che non va. Noi potremmo ignorare personaggi che dicono puttate del genere, perché non sono soli, perché questi personaggi sono gente che la pensano come loro. Le donne non piacciono uomini senza esperienza sessuale, permettendo che l'uomo può e la donna non può, ovviamente. Vergini, magari, anche di una che ha avuto un solo uomo, ma ormai le trovi che hanno avuto più uomini, perché non sia mai che una donna sia libera di esprimere la propria sessualità. Solo per andare d'accordo, le donnette non ti fanno esprimere il tuo pieno potenziale. Questa narrativa red pill che le donne limitano l'uomo e quindi devono trovarsi la tizia che sta lì, tipo, accessorio. E adesso vi faccio capire una cosa. Questa narrativa, che sembra molto a sfavore delle donne, e lo è a sfavore anche degli uomini, che per quanto importanti quello stereotipo, che siete voi a dovervi occupare di tutta la parte economica. E, signori, non è un peso da poco, soprattutto in questo periodo storico. Come sempre, lasciatemi un commento e ricordatevi, non c'è bisogno di dirlo apertamente, quei 3 punti fantastici, che sono profili che portano avanti la stessa narrativa, camuffati da paladini degli uomini. Come sempre, seguitemi anche su IG, e ovviamente, tanti cazzo di baci!